40 anni di Creusa de Ma, Fabrizio De André. Abbiamo qua Ferdinando Molteni, coautore con Alfonso Amodio di Facce di Marinai, l'avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani. Ferdinando, un compleanno, un anniversario importante, 40 anni di Creusa de Ma. Dici qualcosa di Faber? Ma Fabrizio, quando ha realizzato questo disco insieme a Mauro Pagani, forse non aveva neanche idea di quello che sarebbe successo. Ha sostanzialmente cambiato la percezione della musica in Italia, ha rilanciato la canzone scritta in vernacolo, o comunque diciamo nelle lingue dialettali che ci sono in giro per l'Italia, ha fatto davvero una rivoluzione. Un album straordinario che noi abbiamo raccontato in questo libro, anche perché è stata, come dire, c'è stata un'occasione fortunosa in una vecchia radio, storica radio savonese, Radio Savona Sound, si conservava una cassetta con un'intervista fatta da Alfonso, che è il coautore di questo libro, a Fabrizio De André, in cui raccontava il disco, una intervista inedita che è stata da noi recuperata e pubblicata. Secondo te, Ferdinando, i cosiddetti giovani di oggi, visto che noi non lo siamo più, siamo la vecchia generazione, che rapporto hanno con la musica e soprattutto con le parole di Fabrizio De André? Ma hanno un rapporto buono, diciamo che quelli che hanno in famiglia degli appassionati genitori assimilano De André in maniera molto naturale, come possono fare con Vasco Rossi o con Francesco De Gregori. Certo, bisogna proporlo e loro sono perfettamente in grado di comprenderne la grandezza artistica. Grazie, Ferdinando.